Civiltà e famiglia, patria e comunità, mito e tradizione, valori intramontabili, non soggetti alle mute del momento, in grado di sopravvivere ai grandi cambiamenti della modernità. Marcello Veneziani li identifica in 10 divinità del passato, simboli di idee e principi che possono guidare gli uomini nella loro vita. Il giornalista e saggista di origini bicegliesi ha presentato a Trani la sua ultima opera, Nostalgia degli dei, nel corso di un incontro voluto e organizzato dal consigliere comunale Raimondo Lima. Rispondendo alle domande dell'ex sindaco Pinuccio Tarantini, Veneziani ha spiegato l'origine della sua venerazione per il sacro e di tutto ciò che riempie di senso e significato l'esistenza dell'uomo. Nostalgia di dei intramontabili, come la tradizione, come l'anima, il ritorno al senso religioso, l'amor patrio, il mito, la comunità, sono 10 dei, che in realtà sono 10 principi di vita, senza i quali la vita non ha senso. E quindi è il tentativo di trovare la fonte di questi principi e di rilanciarli, diciamo, nella nostra epoca in un contesto completamente mutato, con un linguaggio adeguato al nostro tempo. Una nostalgia priva di rimpianti per ciò che è stato, non è al passato che si auspica di ritornare, ma all'origine. Non c'è la nostalgia come rimpianto, come ritorno al passato, anche perché è un esercizio inutile che può servire nella letteratura, nei sentimenti umani, ma che non serve come pensiero culturale, filosofico e neanche politico. Quindi è totalmente proiettata nell'avvenire. Una società che crede sempre meno in principi e certezze si avverte il bisogno di un ancoraggio alle radici. Il vuoto culturale dei nostri tempi, spiega Veneziani, ha prodotto il dominio dell'economia e della tecnica. Quando tu crei un vuoto, quando tu distruggi i motivi che rendono una vita degna di essere vissuta, poi vengono fuori i surrogati. E allora i surrogati possono essere gli idoli, possono essere le pop star o possono essere la tecnologia, può essere la finanza, la borsa e tutto quello che sappiamo. La speranza di recuperare il senso più autentico dell'esistenza è riposta sempre nell'uomo, conclude Veneziani, almeno sino a quando potrà essere artefice del proprio destino. Che dobbiamo fare affidamento sulle nostre forze e sulla nostra intelligenza e riprendere i contatti con il futuro e con il passato, cioè ricollegarci alla dimensione della storia e alla dimensione della tradizione, che è l'aspetto vivo della storia, ciò che resta vivo di quel che è morto.